Lo spazio-tempo nel quale tutti noi siamo immersi non è una cornice statica, tutt'altro, lo abbiamo visto con la rivelazione delle onde gravitazionali, è in continua agitazione, per quanto impercettibile, e a perturbarlo non sono solo gli eventi estremi, come può essere appunto la collisione fra due buchi neri. Anche un corpo che trottola veloce sul proprio asse, in particolari condizioni, finisce per distorcere lo spazio e il tempo nei quali si muove. Il fenomeno, dovuto all'elasticità dello spazio-tempo, rientra nella relatività generale ed è chiamato trascinamento dei sistemi di riferimento inerziali, in inglese frame dragging. Teorizzato nel 1918, questo effetto di trascinamento è prodotto anche dalla Terra mentre ruota sul suo asse, ma per essere sufficientemente intenso richiede che le masse e le energie in gioco siano molto superiori. Come quelle di un laboratorio gravitazionale unico nel suo genere a 10.000 anni luce da noi, scoperto una ventina d'anni fa dal radiotelescopio di Parkes in Australia. Un sistema a due corpi. Al centro una nana bianca in rapida rotazione su se stessa, grande come la Terra ma 300.000 volte più densa. Attorno ad essa una pulsar 100 miliardi di volte più densa della Terra in orbita ogni 5 ore attorno alla nana bianca. Ebbene, proprio come previsto, ruotando su se stessa, la nana bianca perturba lo spazio-tempo circostante, producendo una variazione nel piano orbitale della pulsar. Variazione che un team di astrofisici è ora riuscito a misurare. I risultati, pubblicati su Science, sono in perfetto accordo con la teoria di Einstein.